siamo un po' più calmi. Solo per spiegare lo che prima un attimino cosa avete fatto voi e cosa è successo in aula. Il Movimento 5 Stelle su questa questione ha presentato degli emendamenti in aula, giusto? Abbiamo presentato dapprima un emendamento all'ARS in Sicilia ed è stato bocciato da PD e Forza Italia. Poi ovviamente lo abbiamo presentato al Senato in commissione per il decreto IRPEF ed è stato bocciato anche lì da PD e Forza Italia. Lo abbiamo presentato ieri alla Camera, ma non si è votato perché hanno messo le ghigliottine in commissione, quindi ora ci saranno due altre possibilità. La prima è alla Camera dei Deputati, perché in aula ci sarà la votazione di questo emendamento che presenteremo, quindi ancora i partiti se vogliono possono votarlo, ed inoltre il questore Laura Bottici al Senato ha presentato nella scrivania di Grasso l'ennesima proposta del Movimento 5 Stelle per abolire i politici e i mafiosi. Vediamo cosa accadrà. Ci raccontava l'imprenditore prima che ieri ha parlato con Zanda, che gli ha assicurato che la prossima settimana sarà il primo argomento in calendario. Voi pensate che possa essere già entro la prossima settimana in qualche modo sbloccata questa situazione? A noi interessa poco se è il primo o il secondo argomento in calendario, a noi ci interessa che votino a favore della nostra proposta. Cioè Zanda, invece di dire verrà messa in calendario la prima occasione utile, ci deve dire votano a favore perché hanno votato contro precedentemente, perché non è che il PD può essere favorevole solamente quando riceve l'opinione pubblica che è pressa sotto questo argomento, deve avere una sua linea. Il PD ha votato contro, ora ammetta che ha sbagliato, va bene, però alla prossima occasione voti a favore, poi se è la prossima settimana, domani o fra qualche giorno poco cambia. Grazie. Grazie a voi. Grazie.